Questo era un poeta, colui che distilla un senso stupefacente dai significati ordinari. Emily Dickinson nacque nel 1830 nella piccola cittadina americana di Amherst. Figlia di un famoso avvocato, aveva un fratello e una sorella, Austin e Lavinia, ai quali fu sempre legatissima. Terminate le scuole superiori, proseguì da sola gli studi, scoprendo così la sua vocazione letteraria, ma la sua vita fu caratterizzata da un progressivo allontanamento dal mondo esterno. Dopo il 1865, quando scriveva già da molti anni, decise di ritirarsi nella casa paterna e di mantenere solo contatti epistolari con gli amici e con i letterati che apprezzavano le sue poesie. Alcuni amori non corrisposti e una serie di lutti familiari, la morte dei genitori e di un nipote, segnarono gli ultimi anni della sua vita, in cui intensificò l'attività letteraria. Morì nel 1886. Dopo la sua morte, la sorella scoprì nella sua camera 1775 componimenti, quasi tutti inediti. Una parte fu pubblicata nel 1890 e altri 300 solo nel 1924, ma l'edizione completa delle sue liriche risale al 1955. Quando la critica internazionale scoprì la figura della Dickinson, assegnandole il posto che meritava tra i più grandi poeti dell'età contemporanea. Di immagini svelatore, il poeta è colui che ci conferisce, per contrasto, una povertà infinita.